Fa un caldo che vorrei stare in mutande, però devo fare questo video. Sono andata da Burger King per questo mukbang. Forse mi dovevo organizzare un po' prima. Comunque ho tolto la sedia perché almeno mi vedete meglio e vedete pure tutto quello che mangio. Intanto copertina. No, ok. Allora, ho preso a 3,95€ un tè alla pesca, anzi al limone, mi sa piccolo. Delle patatine, però ho dimenticato la salsa, quindi riciclo quella del McDonald's che avevo in frigo. E un double cheeseburger. Allora, in realtà io odio parlare mentre mangio. E proprio è una mia difficoltà, non riesco a parlare mentre mangio, perché in realtà io quando mangio devo stare in silenzio, mi godo il cibo, anche perché se mi vedete adesso, se mi foste vicini riuscireste a sentire l'acquolina che ho in bocca, perché ho una fame allucinante. Secondo me le patatine del McDonald's non sono così buone, anche se sono team McDonald's. Io credo che le patatine del Burger King siano nettamente più buone. Apriamo la maionese. Più che altro perché se io devo fare un video mentre mangio, vuol dire che io devo anche parlare mentre mangio, e quindi devo masticare a bocca aperta mentre vi parlo. Boh, buone, non ci riesco. Cioè, con questo genere di video non so come facciano altri youtubers a farne, perché non ce la faccio. Cioè, dovrei fare: ciao a tutti, sto mangiando, come vi sentite, parliamo della mia vita, e non ce la faccio. Ma a voi non dà fastidio? A me darebbe molto fastidio, però voglio provare comunque a farlo, non so perché. Sicuramente non finirò di mangiare in video, perché davvero se no affittiamo dopo domani. Anche se sono molto veloce di solito a mangiare. Ma avete fatto caso al fatto che dal Burger King, non so se da voi sia lo stesso, però da me a Roma in periferia non c'è mai nessuno. E a Piazza del Popolo ne hanno tolto uno, anzi a Flaminio. Non proprio Piazza del Popolo, su via Flaminia ne hanno tolto uno. E che in realtà c'era da tantissimo tempo, quindi boh, pare che stanno un po' a floppà, no? Secondo me sì, non andranno molto lontano. Mi dispiace, perché comunque la roba è buona, anche se mi direte che la qualità non è al massimo, la verità, credo. Però voglio provare il panino, quello col parmigiano reggiano, perché tipo il McDonald's, non so se avete provato quelli De Bastianich, si chiama così, quei panini sono assurdi, sono buonissimi, la qualità cambia veramente da così a così, buoni. Io che elogio il McDonald's mentre mangio il Burger King sono molto normale. Ma come faccio? Come devo dire? Vabbè, guardatemi, cioè boh. Buono, però non so come faccia a essere così asciutto nonostante ci siano tipo due fette di cheddar. Vabbè, comunque un semplice cheeseburger, ma è buono. Però anche in questo caso elogio il McDonald's, perché per me lo fa meglio. Allora, di che parliamo? Ah, perché sto facendo questo video? Perché mi andava di fare video, in questo periodo mi va tanto di fare video. Nel frattempo, mentre faccio il discorso, penso che sta patatina si ammoscerà, perché sono logorroica. Vabbè, insomma, gli imprevisti del mestiere, salute a me che ho ruttato. E che vi dico? Che la mia camera, io sto mangiando sulla mia scrivania. Vi dico che io non potete immaginare come io viva, sono una persona molto disordinata, no, veramente adesso vedete soltanto il muro, se vedeste quel lato di camera penso che vi mettereste a piangere insieme a me, perché sono proprio molto disordinata,
Io vi dico che ho svuotato l'armadio per buttare un sacco di roba, buttare, cioè in realtà non la butto, un po' la butto perché è rotta e invece altra vado a dare ai bisognosi perché c'è un'associazione qua vicino che si occupa di questo e siccome c'è un botto di roba da buttare vado lì, fatelo anche voi perché è giusto, cioè quello che voi non mettete magari può essere comodo per altre persone. Vabbè, ve stavo a dire, io almeno 3 volte al mese apro l'armadio e butto tutto per terra nella speranza di poter buttare qualcosa o stirare qualcos'altro. Puntualmente non ci riesco. Solo ultimamente sto buttando o dando via un bel po' di cose, me ne sono convinta, però proprio il tragitto per arrivare al traguardo sembra molto molto complicato. Non riesco a essere ordinata, non riesco a prefissarmi un obiettivo senza procrastinare. E sono così in tutto, cioè ogni cosa. Dico voglio fare questo, ma non ci riesco. Tipo i live su Twitch, non ci riesco. Vabbè. A proposito, cercatemi su Twitch. Non riesco a parlare mentre mangio. Ma che erano inventati questi video? Ieri una ragazza mi ha detto che non riusciva a trovarmi su Twitch e non so perché, infatti molte persone non riescono a trovarmi, però cercatemi bene, cercate una polpetta per amica e seguitemi. A settembre ricomincerò la scuola, non vado al liceo ma è un corso post diploma che mi darà un ulteriore diploma. Studio cinema e videomaking, vorrei fare la sceneggiatrice e regista, ci servirebbe una bella botta di culo ma non so se ce l'avrò mai perché sono una persona molto sfigata, però intanto studio. E a settembre infatti non so cosa succederà con questi video perché non riesco a fare più cose contemporaneamente, soprattutto in questo periodo della mia vita. Ed ecco che iniziamo col discorso depressione mentre mangiamo. A proposito, i mukbang sono fatti apposta per mangiare insieme, quindi se te vuoi un panino, fa un panino con la Nutella o apri un pacchetto di patatine mentre mangio, mangiamo insieme. Salute. Vabbè, mi viene da ridere da sola, mi sento proprio stupida, mi sento come se fosse il mio primo giorno su YouTube, veramente. Buona, buona, buona. Poi ho il terrore di non riuscire a masticare a bocca chiusa. Magari non me ne accorgo e mastico a bocca aperta. Mi dà fastidio, anche se non me ne accorgo. Tipo mentre dormo. Io dormo a bocca aperta, mi dà un fastidio. Infatti se devo dormire con qualcuno mi metto di spalle perché mi urta proprio. Poi a un certo punto ti via la fiatella. Vabbè, perché sto parlando di queste cose mentre mangiamo? Non lo so. Sono nervosa, sì. Sono incazzata, sì. Oggi è uno dei giorni peggiori della mia vita perché ho fatto un incubo. E perché penso che quell'incubo sia la realtà. Non ti capita mai di fare un film. Ogni volta che sogno dico ho fatto un film anziché ho fatto un sogno. Ma voi vedete il microfono lì sopra? Aspettate, blocca. Blocchiamo un attimo. Ho preso il microfono. Ops. Era il microfono, scusate. Che pensavo di? Vabbè, boh, fa niente. Sono 8 minuti. Mmm. 12, sono mio per non ci vedo, quindi non potrei neanche capire quando sto qua. Sono troppo distante dalla videocamera. Comunque vi dicevo che a settembre ricomincerò a scuola. Questo è stato proprio il periodo più di merda della mia esistenza. Perché sapete che io vi parlavo sempre di depressione, di bullismo, del fatto che a proposito il bulletto a quanto pare non lo posso denunciare. Però se continua ci riproverò, nel senso l'ho denunciato a Upol. Upol, la polizia, anzi, ha visto la segnalazione di Upol, mi ha contattato telefonicamente, mi ha detto no, per queste cose devi contattare la polizia postale. Ho contattato la polizia postale che mi ha detto no, per queste cose devi andare dai carabinieri o polizia. Allora ho scritto anti-haters e anti-haters mi ha detto che non sono abbastanza gravi, diciamo, quei commenti da poter intraprendere un percorso legale. E per me questa è una cosa assurda. Comunque ho chiesto loro se potessi mandare nuovi screen perché ce n'ho tantissimi che ancora non ho mandato. E anche se il ragazzino per ora ha smesso di darmi fastidio, penso di voler continuare a consultare queste associazioni e questi avvocati gratuiti che
contrastano il bullismo, perché non credo sia giusto continuare a far stare questa gente a piede libero, diciamo. Non dico che debbano andare in galera in realtà, però dico che i genitori dovrebbero sapere cosa facciano i loro figli sui social, perché è una cosa abbastanza grave, no? È grave. Ne stavo a dire, non riesco a finire un discorso, che nonostante io facessi tutti i video in cui parlavo di bullismo, depressione, ansia, come risolvere i problemi della propria vita e contrastare l'ansia, come non voler morire, questo è stato il periodo più brutto della mia vita. In realtà non tanto per il Covid, perché io sono una persona abbastanza solitaria, cioè ho pochi amici, ho pochi amici veri, poche persone di cui mi fido, pochissime, e sto bene a casa mia, nel senso, una volta ogni volta di papà, se poi se vediamo, però non è che devo stare ogni giorno in giro, quindi non mi ha fatto paura e mi fa ancora paura il Covid, perché non è finito. Perché ad esempio i vaccinati credono che possono andare in giro senza mascherina, oppure pensano che vaccinandosi tutto finirà, invece non è così. Noi ci vacciniamo, ma la mascherina la dobbiamo portare comunque, non possiamo di certo scambiarci saliva col primo che passa come se niente fosse, perché il Covid non è finito, c'è ancora. E niente, quindi la mia depressione non è che è peggiorata per il Covid. Comunque buon appetito se state mangiando pure voi, altrimenti rivedete per video e mangiate insieme a me comunque, se non l'avete ancora fatto. E io devo ruttare di nuovo, cioè stavolta taglio perché è indecente. Forse tengo questo e taglio gli altri perché era il più bello di tutti. Sì, perché dovete sapere che anche noi donne ruttiamo, anche se certa gente non vuole farlo, insomma. Però perché se un uomo su YouTube rutta non fa shock, non fa scandalo, invece io che rutto mi devo censurare. Boh, io non mi censuro. Però la prima non la censuro, la seconda nemmeno, la terza forse è un po' troppo. E niente. E la depressione è peggiorata per fattori miei, che io, cioè, ci sono talmente tante cose che vi ho raccontato e talmente tante altre che ancora non sapete, che veramente la mia vita è stata molto complicata e lo è ancora, soprattutto per problemi personali a casa molto molto gravi, ve l'avevo accennato. E niente, quest'anno mi è tornato tutto in testa, tant'è che ho tentato, è la verità, cioè io dico senza problemi, mi ci ho fatta del male, volevo farmi del male. Lo sapete che io ne vorrei tanto parlare, però ancora non me la sento, quindi ne parlo mentre mangio, non ci fate caso. Comunque è stato proprio un anno di merda, perché cioè io non ho sconfitto la depressione, io sto facendo video perché mi fanno stare bene, però tipo quando arriva quello che dice 140.000 iscritti e 2.000 visualizzazioni, sfigata, stai floppando, è vero, perché non ci sono stata, per tipo un anno e mezzo io non ho pubblicato video, oppure li pubblicavo una volta ogni 4 mesi, perché stavo male, e sto male in realtà, relativamente, cioè sono divisa in 400 parti di me stessa e alcune di queste parti stanno bene e molte altre stanno male. La verità è quello che penso di me, mi sento come se avessi comunque tra le mani la possibilità di stare bene, però sono troppo pigra, non ce la faccio. E ho deciso comunque di passare l'estate qua su YouTube, diciamo, di fare video, perché penso che possa farmi bene, perché ho bisogno di parlare, perché sono stata zitta per troppo tempo, subendo e basta. E niente, quindi quest'anno è stato brutto, l'ho detto 5 volte, la quinta volta che lo dico, sì. Molto brutto. Ho avuto persone vicino, una persona, diciamo, ovviamente mia nipote che come si dice, è sottintesa, mia nipote, mia madre e oltre la mia famiglia, che sono loro due in realtà, loro due mi sono state vicino in questo, un'altra persona che però era anche il motivo per cui stavo molto male, in parte. Cioè, perché io sono non sopporto le bugie, non sopporto chi mente, non sopporto chi bullizza.
E quindi magari sapere che una persona a cui tengo tanto mi mente continuamente, oppure esce con le persone che mi bullizzano, o esce di nascosto, essendo che io nella vita ho sempre voluto provare amore e avere una relazione sana, ma non mi è mai riuscito, ci sto male. Quindi tutte queste cose, no? Il mio passato, che non è mai passato perché ho sempre questi problemi che non, mi torturano. I pensieri ossessivi. La gente che non mi piace sul serio mi mente. Gli amici, che ripeto, il termine amici per me ora è ancora più relativo di quanto non fosse tempo fa. Perché, non lo so, te ne esci con un amico, io vi dico, oddio, è difficile parlarne, però davvero mi sono fatta male. Cioè, io volevo proprio andarmene dall'esistenza. Mi dispiace, ve lo dico. E per questo non mi vergogno. Magari di fare poche visualizzazioni o di essere tornata così, facendo dei flop, perché per me non sono flop, per me questa è proprio una rivincita personale, perché tempo fa non riuscivo a parlare più davanti alla videocamera, non riuscivo a parlare con nessuno, non riuscivo a parlare dei miei problemi. Quindi anche se voi che siete in 1500, 300 o due persone che mi guardate, mi partono i rutti, eppure non sto a mangiare tanto, ma rutto, vabbè. Voi persone che mi guardate e mi ascoltate mi state aiutando. E quindi ad oggi riuscire a parlarne, anche se un minimo, perché non vi dirò mai tutto probabilmente, o forse più in là ve lo dirò, per me è già tanto. Non mi interessa se mi guardano poche persone al momento. Cioè, non sto prendendo YouTube come un lavoro. L'ho fatto in passato, ci ho provato, di ossessionarmene ora non mi va. Se proprio penso che questo debba essere il mio lavoro, fare video, fare live, ripeto, voglio farne su Twitch, ma se ne parlerà un domani, perché ora ho bisogno di equilibrare il mio cervello. Perché sono stata male, sto male. Però sto anche bene. È così e così. Vado a giorni alterni. Non è una cosa sana, lo so. Non vado più dalla psicologa. Perché io penso che una persona che quando gli dici guarda, mi voglio ammazzare, ti dice non lo fare, poi dopo ti chiamo, poi dopo ti scrivo. Poi dopo questo, poi faccio quello e non fa niente, non merita che io vada lì a spendere soldi, secondo me. Per quanto io fossi affezionata alla mia psicologa, mi stavo strozzando, ho fatto pure un video riguardo la mia psicologa. Mi ha aiutato tanto, ok. Però mi ha aiutato parlando, non mi ha aiutato che mi ha dato soluzioni. Poi è arrivato un punto in cui gli dicevo, possiamo vederci questo giorno? Lei non poteva mai. Gli dicevo, guarda, ho fatto questo, è una cosa sbagliata. E lei mi rispondeva, sì, è vero, è sbagliato. Tu non mi devi dire sì, è sbagliato. Tu mi devi dire come faccio a non fare più queste cose brutte. Perché in questo momento il mio cervello mi dice che io devo fare queste cose brutte. Invece no, lei non aveva soluzioni per me. E quindi provvederò ad andare da un altro psicologo o psicologa. E diciamo che ora mi sto dando tempo. Che sta sia male che bene, non ci capisco più un cazzo, sinceramente. Mi andava di dirvelo, non so se voi ve sentiate come me. Comunque stoppo prima su video perché non riesco proprio, sono troppo lenta. Di solito in 2 minuti e mezzo finisco di mangiare, però se sto a parlare come faccio? Boh. Ecco perché dai ristoranti me ne vado sempre dopo 10 minuti. In 10 minuti no, però dopo mezz'ora veramente io sto già fuori. Ci mettono più loro a farmi arrivare la roba che io andarmene. Niente, quindi questo è stato un periodo di merda. Per la sesta volta. È un periodo un po' di merda. Poi con gli amici che gli dici, guarda, io vorrei che tu mi aiutassi, perché io sono così, cioè credo fino in fondo che qualcuno possa aiutarmi. E quindi gli dico, voglio andarmene da questo universo. Non ve la dico pesante, come sapete che può essere, cioè pesante, non l'ho detta così, non ho detto voglio andarmene da questo universo. Avevo proprio attacchi di panico, d'ansia. Chiamavo, scrivevo ai miei amici e gli dicevo, guarda, ho bisogno d'aiuto, ho bisogno di una mano. Quando mi sono sentita rispondere, guarda, io non ti posso fare niente, ne devi parlare con la tua psicologa. Ho capito che probabilmente in questo mondo non c'è speranza per me. Cioè non c'è speranza che io abbia rapporti sani con qualcuno, perché ho capito che sono totalmente diversa da tutte le persone che conosco. E ho sempre creduto che fosse un bene, però adesso a 23 anni,
con ancora una depressione che mi porto avanti probabilmente dai 17-16, capisco che o mi salvo da sola o è tutto un cazzo, perché non mi salvo. Che poi dicono nessuno si salva da solo, allora boh. Rimarrò in questo limbo per sempre. Ho parlato mentre masticavo, mi sono rotta il cazzo. Ho fatto questo mukbang perché volevo provare. Ditemi se vi è piaciuto. Sapete, io sono una persona pesante, quindi non vi farò mai, probabilmente, non si sa mai, mai dire mai, un video in cui mangio e parlo di cavolate o del più e del meno, perché è proprio più forte di me, devo fare discorsi profondi o psicologici. E quindi spero di non avervi appesantito la vita. Sapete, se aprirete un mio prossimo mukbang, parlerò sempre di cose di questo genere. Anche se volevo fare un video in cui mettevo a paragone McDonald's e Burger King, poi ci penso. Mi dicevo, seguitemi su Twitch, perché un domani vorrei davvero lavorarci. Però non lo so, cambio idea sempre. Cioè non ho la forza, sono pigra, non riesco a iniziare le cose, perché ho paura. Sono praticamente diventata tutto ciò che non volevo essere prima. Una persona che si caga sotto di tutto, che ha paura di ogni cosa. Fine. Vi si ama. Una ragazza l'altro giorno mi ha commentato un video e mi ha detto però ti devi truccare meglio, mettiti meglio l'illuminante. Quindi mo faccio un video da farvi uscire venerdì o giovedì, devo decidere. Decidiamo. Giovedì. Vi faccio uscire un video in cui vi metto l'illuminante. Però anche voi ragazzi, se ci siete, guardatelo il video, perché in realtà parla sempre di psicologia. Cioè c'è una cosa mia per cui io mi trucco male. Non è che mi trucco male apposta. Poi vi spiego, se vediamo giovedì. Ale, fammi scegliere un orario. Vediamo giovedì alle 3. Credo. Sì, bella. Bella, ci vediamo giovedì. Vi siamo, ciao. Grazie per essere stati qua mentre masticavo e parlavo a bocca aperta.